Ciao a tutti, salva di cap. Oggi facciamo le polpette di carne, che per me sono una squisitezza dopo, però le polpettine piacciono sempre a tutti. Intanto vi dico gli ingredienti che devo utilizzare perché non sono pochi. Allora, io uso 600 g di macinato di misto bovino e maiale. Uso del pan grattato, del parmigiano reggiano, del sale, del prezzemolo, un uovo, due noci di burro e degli amaretti che andrò a triturare. Adesso la prima fase faccio scottare, siccome è una ricetta un po' lunga, faccio scottare la carne con una noce di burro e poi riprendiamo, va bene? Benissimo, adesso mi vedete mezzo busto così sono anche più bello. Adesso che ho fatto, allora vi ricordo, ho fatto scottare 600 g di carne misto bovino e suino in una noccina di burro, gli ho aggiunto un filo proprio di olio e mezzo dado. Ecco, adesso la carne la verso nella bowl dove farò l'impasto per le polpette. È ancora bello caldo, di non scottarmi. Ok, adesso unisco gli altri ingredienti. Allora incominciamo, mettiamo un uovo intero, mettiamo del pan grattato, ecco adesso ne metto un po', poi mi regolerò a seconda della consistenza che mi verrà dell'impasto, poi aggiungo del sale fino, perfetto. Metto del prezzemolo tritato, benissimo, cominciamo a dargli già una prima mescolatina, così comincio già a vedere, a valutare la consistenza, perfetto. Poi metto una bella mezza busta di parmigiano reggiano. Benissimo anche questo e mescoliamo. Un bel impasto bello, bello omogeneo. Benissimo, poi aggiungo dell'amaretto. Erano 7-8 pezzi di amaretto, li ho frantumati con il batticarne, diciamo in questo modo. Ecco, adesso lo aggiungo, anziché l'amaretto, se non vi piace potete mettere la noce moscata. Mescoliamo sempre il tutto. Ecco, se vedete che l'impasto vi risulta un po' troppo consistente, un po' troppo morbido, a seconda o aggiungete pan grattato oppure aggiungete del latte per renderlo un pochettino più morbido. Adesso un attimo, ci rivediamo tra un attimo che deve un attimino anche raffreddarsi. Benissimo, adesso che il mio impasto ha raggiunto la consistenza che volevo, adesso aggiungo in ultimo, ho fatto sciogliere una piccola noce di burro proprio, così si insaporisce anche tutto molto bene. E nello stesso padellino praticamente lo sciacquo con dell'acqua. Benissimo, perfetto. Adesso gli ingredienti ci sono tutti. Adesso mescolo ancora una volta il tutto. Benissimo così. Adesso vi faccio vedere l'impasto. Eccolo qua, delle nostre polpettine. Benissimo, adesso prendo un tagliere per appoggiarmi, ecco qua, così va benone. Ecco, adesso prendo con le sante manine, a seconda della misura che volete fare della polpettina, ecco la polpettina deve rimanere ancora anche abbastanza morbida, così poi quando la mangiate anche non ingozza più di tanto. Ecco, vedete, faccio le polpettine, adesso ve le faccio mano a mano vedere. Io faccio una misura media, non mi piacciono troppo grosse.
Adesso ve le faccio vedere qualcheduna di prova, così. Ecco qua, perfetto. Adesso ve ne fate vedere tre. Ne fate tre. Ecco, io adesso così con le mani le schiaccio della dimensione che preferisco, in questo modo, e le passo nella farina bianca. Una. Due. E una che fa tre. Ecco, benissimo. Adesso procedo a fare le altre e dopo ci vediamo nell'altra fase. Benissimo, finito il tutto, adesso vi faccio vedere. Con 600 grammi di macinato misto e gli ingredienti che vi ho detto prima, mi sono riuscite 10 belle polpettone, sono di una misura anche abbastanza grande. Io adesso le faccio cuocere in una padella bassa con l'olio di semi. Quando è bello caldo ne metto dentro, devo stare attenti, girarle abbastanza spesso che facciano la crosticina giusta ma che se non si brucino. In alternativa le polpette le potete fare più piccole senza infarinarle e le fate cuocere nel pomodoro. Magari ci mettete anche un pezzettino di peperoncino se vi piace, però queste qui sono squisite, eh. Veramente buone, ve le garantisco io, ma è una certezza. Saluti a tutti, salve di cap.